La rinascita è cominciata, dice un grande cartello nel cuore della regione agricola del Capo. Secondo l'ultimo sondaggio Gallup, la maggioranza dei cittadini sudafricani crede alla riconciliazione. Il 71% dei neri e più del 40% dei bianchi si dice ottimista sul futuro del paese. Molto dipende, secondo l'opinione più diffusa, dalla capacità del governo di unità nazionale di non deludere le aspettative della popolazione nera. Molti problemi da affrontare con urgenza: la disoccupazione, che tra i neri è di oltre il 40%, l'istruzione, la casa. Nella provincia di Johannesburg sono già nate le prime iniziative di costruzione di alloggi popolari. In pochi mesi, nella periferia sudorientale della metropoli, un programma di educazione al credito per facilitare quanti vogliono uscire dalle baracche dei ghetti ha coinvolto oltre 12.000 persone. Molto dipende anche dal sostegno internazionale, dalla fiducia che gli investitori stranieri vorranno accordare al nuovo Sudafrica. Molte speranze aperte dalla fine della guerra fredda sono andate deluse. Non così è successo in Sudafrica, un tassello di non poco conto nel mosaico del cosiddetto nuovo ordine mondiale. Quanto sia importante per l'intera comunità internazionale la salvaguardia della stabilità sociale in Sudafrica è testimoniato dall'attenzione che il Comitato del Premio Nobel per la Pace ha voluto accordare per ben 3 volte ai protagonisti della lotta di liberazione dei neri sudafricani. Albert Luthuli, presidente dell'African National Congress, fu insignito del Premio Nobel nel 1961, Desmond Tutu, arcivescovo della Chiesa Anglicana, nel 1984, Nelson Mandela e Frederick de Klerk, uomini simbolo dell'avvio della riconciliazione, sono stati premiati insieme nel 1993.